Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostriamo una delle auto di maggior successo del momento e per mostrarvela meglio avremo l'aiuto della nostra carissima e simpatica Francesca. Ciao Francesca. Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo la Jeep Renegade 2000 Jet, 140 cavalli, 4x4, la versione Limited. Sì, Limited Euro 6, ok, perfetto. Adesso ve la mostriamo anche all'interno. Vabbè, fuori potete vedere comunque cerchi in lega, sensori di parcheggio davanti e dietro, ma ho visto che quando infilavi la mano l'auto si è aperta da sola, ok, quindi abbiamo il famoso keyless, che è avviamento e apertura senza chiave, esatto. E quindi poi come fai a far partire la macchina? Basta schiacciare. Ok, start. Quindi basta schiacciare il bottone. Sì. Ok, scusate, Francesca, mi allungo un po'. Allora, qua vediamo il pulsante d'avviamento e poi tutta la dotazione infinita di questa vettura. Quindi dalla navigazione, sì, al viva voce Bluetooth, giusto? Poi sì, abbiamo clima automatico bizona. Questi tasti là in fondo che sono i sensori di parcheggio, che come dicevamo prima sono perimetrali, quindi coprono, come vediamo dal contachilometri, tutto il perimetro della vettura. Il cambio, esatto, automatico. Cambio automatico, è vero, differenza molto importante dalle altre. E poi sotto abbiamo la rotella per la trazione, quindi elevazione del 4WD, differenziato bloccante, assistenza di discesa. E in base al terreno dove ci troviamo possiamo gestire un controllo elettronico da centralina, fango, neve, sabbia, oltre alle varie prese USB e AUX. Il freno a mano è elettrico, esatto, giusto? Sì. Perfetto, ok. Poi, allora, altre cose particolari. Ah, ecco, nel bracciolo, sì, nel bracciolo abbiamo un'altra... Aspetta, ok, un'altra presa USB che è per caricare le batterie del cellulare o di altri attrezzi. Poi sul volante abbiamo il computer di bordo, ok, il cruise control e il viva voce Bluetooth per il telefono, quindi si può rispondere, richiamare. E poi abbiamo tutta una serie, schiacciami per piacere il tasto P lì così per escludere i sensori di parcheggio, ok. Abbiamo tutta una serie di funzioni dal quadro dove possiamo vedere anche la navigazione, la radio, il telefono, chi ci sta chiamando, eccetera eccetera. Molto bello. Ovviamente gli specchi ripiegabili elettrici, perfetto. La regolazione del lombare elettrica molto bella, perfetto, ok. Ok, tracchete, vetri scuri, l'auto in bicolore, quindi tetto nero. E mentre gli specchietti riprendono i cerchi. Gli specchietti, esatto, le coppe specchio richiamano il colore del cerchio, se la vediamo di là che qua è un po' scuro e ci si vede poco. I sensori di parcheggio davanti e dietro. Ok, la Francesca ha un po' di defiance sull'apertura che non trovava localizzata alla perfezione, ok. Facciamo comunque vedere la grandezza del baule, che è molto grande, e il sotto che nasconde, esatto, la ruota di scorta, dimensioni normali con cerchio in lega, cosa che ormai è sempre più una rarità in queste vetture, perché ti danno proprio il minimo indispensabile, ok. Vediamo i sedili posteriori. C'è una, okay, luce migliore. Che c'è un po' più di luce. Ci vuole un po' per la messa a fuoco, però si vedono un po' meglio. Ok. L'auto, come ricordiamo sempre, le nostre auto sono tutte, vengono considerate tutte lavate, disinfettate, complete di garanzia 12 mesi, certificazione totale del chilometraggio. Nella fattispecie questa ci siamo dimenticati di dire i chilometri, andiamo a vederle da qua. 24.489 km, ok, di qua rivediamo questa strumentazione, sembra un aeroplano praticamente. Nei sedili abbiamo sempre l'effigie col frontale della Renegade, quindi 4WD, ricapitoliamo, 2000 multijet, 140 cavalli, Euro 6, full optional, cambio automatico, cerchi in lega, specchi ripiegabili elettrici, bicolore, di tutto e di più. La macchina del 2016, di che mese? Maggio 2016, quindi garanzia ufficiale Renegade fino a maggio del 2018, giusto?
E basta. Presto lo troverete sul nostro sito www.autosalonebrusadelli.it. Ok, perfetto, grazie Francesco, grazie a voi per l'attenzione, vi aspettiamo per un test drive.